Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi siamo lieti di presentare Rentaneko, commedia drammatica giapponese del 2012 diretta da Ogigami Naoko. Sayoko, interpretata da Ichikawa Mikoko, è una giovane donna che vive in casa con numerosi gatti. Sayoko non ha amici, non è sposata e l'unica parente mostrata durante tutta la pellicola è la nonna, che l'ha cresciuta fin da bambina, lasciandole in eredità i gatti. Rimasta da sola, e sapendo di attrarre meglio gli animali piuttosto che le persone, decide di affittare i felini, trasportandoli su un carretto lungo la sponda di un fiume e annunciandoli con l'utilizzo di un megafono. I clienti sono principalmente persone che cercano di trovare conforto alla solitudine attraverso la compagnia dei gatti di Sayoko. Per essere approvati dalla protagonista, dovranno superare un'ispezione qualitativa in modo da dimostrare di essere in grado di occuparsi dei piccoli animali. Da qui verranno poi esplorate le varie storie personali dei clienti, che faranno capire come quanto spesso la solitudine abbia diverse sfumature. うわ、猫好きでしょ。好きですよね。わかりますか。猫好きの顔してます。そうですか。寂しい時は猫が一番です。 Il film è stato presentato in anteprima al International Film Festival di Stoccolma e tra i vari ha partecipato al Far East Film Festival di Udine e al Busan Film Festival. A differenza di numerose altre pellicole che esplorano la solitudine come parte della vita moderna, Rentaneko è particolarmente semplice ma non banale, portando avanti durante tutta la durata dell'opera un semplice messaggio: non c'è nulla di meglio di un gatto per quando ci si sente soli. Se volete continuare a conoscere con noi la cinematografia giapponese, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali. I link li trovate in descrizione. Vi ricordiamo che il database di tutti i sottotitoli dei nostri film è a vostra completa disposizione, qualora siete interessati a proiettarli durante le vostre manifestazioni. Oppure potete anche richiederci una nuova sottotitolazione scrivendo a info@takamori.it. Grazie e arrivederci!